Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Oggi siamo nel mio quarto account, cioè il TH7 Rizla, perché ho due bellissimi replay da farvi vedere. Questo video si intitola, mi sembra, non sottovalutate TH7, perché mi sto davvero divertendo a tristellare i TH8 proprio con questo account. Ovviamente i TH8 non sono maxati, perché sapete benissimo, meglio di me, che è impossibile tristellarli con il TH7, ma magari sono dei villaggi o appena oppa, oppure che si stanno, diciamo, sistemando. Sono dei nuovi TH8, così possiamo dire. Prima di iniziare il video voglio salutare The Fighter Gold di CDA, Seri di The Holders, Pippo di The Bridge, Fabio Pio di Bomber e Gerardo 22 delle Leggende. Grazie ragazzi del supporto. Eccoci qua su Rizla, il protagonista di questo video, e andiamo subito nel registro di guerra, andando nel mio clan, andando sul registro di guerra. Ragazzi, guardate quante ne abbiamo vinte, siamo tutto quanto in positivo, davvero le ultime due addirittura, ragazzi, ben 60 stelle, 60 stelle su 60, due bellissimi perfect. Andiamo a vedere subito il primo replay. Il primo replay è l'attacco che ho fatto nell'ultima guerra al numero 20, mi sembra il mio corrispettivo, dovrebbe essere, ero un TH8, mi hanno accoppiato un TH8, come vedete, ben 3 stelle, 100%. Vi faccio vedere la ricognizione, questo video ragazzi sarà veloce, è un TH8. Praticamente non appena maxato, alle mura basse, ma non ci importa perché l'ho attaccato con i domatori, ma diciamo che ha portato a livello tutte le nuove difese, piazzate tutte, come vedete ha 3 difese aeree, 4 mortai e così via. Un villaggio che a primo impatto risulta difficile da fare con le solite strategie del TH7, ma io l'ho tristellato con i domatori di livello 2, che sono troppo epici, mi fanno impazzire, scendono di vita davvero velocemente, ma se si calibrano bene le pozioni, ovviamente si scelgono bene le parti in cui posizionarli, si riescono a fare degli attacchi davvero epici. Andiamo subito a vedere l'attacco. Come vedete ragazzi, cerco di stanare il castello del clan dal lato di sinistra mandando un semplice domatore. Lo attiro dalla parte di sinistra perché c'era una capanna del muratore e dopo mi sembra farò fuori anche questa di destra. Arriva il draghetto, velocizziamo questa parte, il drago che è proprio velocissimo. Utilizzo gli arcieri, alcuni maghetti per farlo fuori e una volta distrutto mi decido su come posizionare i domatori. Blocco un secondo l'attacco, come vedete ho scelto il quad tap, utilizzando, diciamo, alcuni domatori per la parte centrale per distruggere il primo stregone, che è la difesa che dà più fastidio ai nostri domatori di livello 2. Poi li ho divisi rispettivamente simmetricamente un po' qui sugli angoli di sinistra, quindi rispettivamente sul cannone e sul cannone, e altre due file sulla torre dell'arciere e sull'altro cannone di destra. Ho messo un archetto sulla capanna del costruttore così da velocizzare ovviamente il tempo. Andiamo avanti con l'attacco, è per 2, quindi riduciamo la velocità. Distruggono ovviamente la torre dello stregone, si accingono ad entrare all'interno del villaggio e posizionerò le prime cure in modo da prendere entrambi i gruppi di domatori, sia quelli di destra che quelli di sinistra. La parte che mi metteva più paura era questa qua, con possibilità di doppie bombe giganti. Ora non mi ricordo, sì, ci sono addirittura una livello 3 e una livello 1. Fanno fuori tutto un gruppo, ma mediante l'utilizzo dei domatori del castello di livello 5 che ho posizionato proprio qui a sinistra, sono riuscito comunque a far fuori tutta la zona di sinistra, un po' a culo ma ci sono riuscito. Ho ancora tantissimi domatori sulla parte di destra, rimane la torre dello stregone, ma ho ancora una pozione della cura che utilizzerò in questo momento a causa della bomba gigante, ma poi alla fine domatori sono andati a destra. Molto bene, rimane il cannone, quel domatore riuscì a distruggere la Tesla qui, quindi cosa sculatissima. Facciamo fuori il re barbaro e andremo a fare ovviamente il clean up con tutte le truppe rimanenti. Molto bene, i domatori vanno verso il centro, non si sono splittati, ma abbiamo il re barbaro esterno addirittura con l'abilità. I maghetti dal basso che hanno distrutto il deposito d'oro vanno sugli estrattori. Ovviamente Re Barbaro cerca di entrare, ma ci metterà un bel po', non so, no, ecco, adesso ragazzi l'ho attivata l'abilità dopo anni. Municipio giù, i domatori vanno verso i depositi d'oro, possiamo velocizzare e andremo a vedere le tre stelle. Attacco davvero simpaticissimo, mi fanno impazzire questi attacchi su questi TH8 un po' scarsetti. Tre stelle, grande Rizla, e anche con Rizla ragazzi mi sto avvicinando alle 500 stelle. Vi faccio vedere, sono a 459, cazzo, sono tantissime raga per un TH7.
andiamo nella seconda guerra e vi faccio vedere l'attacco sul numero 17, spero di non sbagliarmi, 60-43 contro un clan di livello 8, visualizziamo la mappa e come vedete sul numero 17, se lo trovo, che è il Rain Jamail, un nome davvero facilissimo da pronunciare, Rizla numero 20 che fa 3 stelle, ho fatto 3 stelle anche al numero 20, sì. Il numero 17, TH7, anche questo messo abbastanza bene, come vedete, anzi questa addirittura ha le difese aeree di livello 6 alcune, ha tutti e tre gli stregoni di cui uno di livello 5 dovrebbe essere, quindi ragazzi questo è messo pure meglio dell'altro, ma andremo a vedere che anche qui ho sculato un bel po', perché i domatori invece di andare sulla bomba gigante sono andati, cioè l'hanno stanata e se ne sono andati, proprio epici domatori. Andiamo subito con il replay, non mi ricordo come ho attaccato, ma di sicuro vado a stanare il castello con sempre la solita tecnica, un domatore sulla parte più vicina inerente al castello, al raggio del castello. Lo porto al basso dove c'era una simpaticissima capanna del muratore, ce n'erano pure una a destra e una in alto che andrò probabilmente a distruggere con gli arcieri, non mi ricordo bene ma dovrebbe essere così. Utilizzo parecchi maghi per far fuori il castello, ovviamente distraggo il drago con i goblin e le truppe quelle più piccole, come vedete i barbari fanno girare il drago, morto il drago parto con l'attacco. Ho ben 30 domatori, 4 di livello 5 nel castello, scusate, ho già messo il re barbaro qui dalla parte bassa del villaggio perché una volta avvicinato diciamo al raggio di mura, a tutto il perimetro di mura, il re barbaro avversario è uscito, così da non andare ad ostacolare i miei domatori di livello 2 che vi ripeto sono fragilissimi, dobbiamo proprio salvaguardarli al meglio. Mi sono ragazzi focalizzato su questa parte del villaggio, come vedete ci sono un po' più domatori perché c'erano davvero moltissime difese. L'altra parte li ho mandati qui a sinistra, continuiamo il replay e ovviamente utilizzerò gli altri domatori sulla parte di sinistra. Utilizzo simmetricamente le due pozioni della cura per salvaguardare i due gruppi, come vedete il mio re barbaro ha fatto fuori il re barbaro avversario, i domatori stanno scendendo nella maniera più perfetta possibile, domatori di livello 5 sulla torre dello stregone, che è la difesa più devastante dei villaggi di H8, nel senso quella che dà più fastidio ai nostri domatori in generale, si stanno avvicinando verso il centro e come ben potete immaginare le bombe giganti sono qui. Ovviamente utilizzo subito una pozione della cura per salvargli la vita, ma come vedrete andranno su una bomba gigante, rimangono in vita, quando stanno per andare sulla parte di destra la stanano e se ne vanno. Raga, epico questo momento, troppo epico, mi sono casato a bestia, abbiamo davvero tantissimi domatori per andare a fare il clean up. Questo genio aveva messo una Tesla di fuori, io a questo punto ragazzi pensavo di failare perché come vedete ho due bombe giganti solo stanate, ne mancava uno. Pensavo che magari ci fosse una bomba di livello 3 qui a sinistra e ovviamente avrei perso perché i domatori di livello 2 non resistono sulle bombe di livello 3, ma non c'era raga, che culo pazzesco, non c'era. Abbiamo non era il tempo preciso, 53 secondi, l'ho finito con un po' d'anticipo, abbiamo tantissimi domatori, abbiamo un maghetto a destra che ci sta pulendo, uno in alto a sinistra che distrugge i depositi, ma guardate quanti domatori che si dividono addirittura sul villaggio. Distruggono la parte in basso, non vanno a destra, vanno verso il centro. I maghetti che fanno il clean up sono il top. La piattaforma del re barbaro è andato giù, municipio giù, e ora vanno sul castello. Velocizziamo la parte finale, rimangono davvero pochissimi edifici, rimane solo la parte in alto, c'è anche un arciere a supportare, rimane ragazzi un deposito d'oro e un accampamento, ma non ci daranno alcun problema. 100% i DH7 ragazzi sono fantastici, mi piacciono da impazzire e se voi siete DH7 imparate ad utilizzare i domatori proprio da quel municipio, così da avere la strada spianata a TH8 che sono la truppa più utilizzata. Molti dicono che non servono a niente, ma dai miei video avete visto che sono diciamo la truppa necessaria per andare a tristellare sia TH8 che TH9. Imparate ragazzi dalle basi, non bruciate le tappe, mi raccomando, cercate sempre di imparare piano piano sempre nuove tecniche, aggiungete sempre qualcosa di più difficile così da avere una grandissima prospettiva per quanto riguarda le guerre. Grazie ragazzi per aver visto questo video, spero che i due attacchi vi siano piaciuti, io con Rizla continuerò a fare guerra, a devastare TH8. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, vi chiedo ragazzi, non lo so, ci arriveremo a 450 like, sarebbe davvero epico, mi raccomando lasciate un commento con i vostri pensieri, i vostri consigli, noi ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi!